gruppo consigliare come partito abbiamo già avuto l'occasione, non abbiamo rifarlo in futuro, perché purtroppo le elezioni ce ne importano, se esprimere le nostre perplessità, le nostre interità, al vincolo previsto dalla legge finanziaria, abbiamo mancato un patto di salvità interna. Forse il primo che voglio di partire da questo punto, perché poi come adesso si accascia un ragionamento più ampio che riguarda anche l'insieme, anche l'economia. Nella fase della stesura di questo bilancio si è realizzata una spesa per investimenti di circa 25 euro, ma per via del calcolo del patto di stabilità interna non si comprende che si non serve. Ancora, oggi in un momento come quello attuale, dove la crisi è fuori, si fa sentire che i danni erano stessi negativi, all'interno del nostro tessuto sociale e produttivo. Mi domando, soprattutto comando a voi, rappresentatori emendamenti, fatto salvo un'altra cosa, fanno parte, sono esponenti, come dire, di partire il governo a livello nazionale. Vi domando se tutto questo ha un senso. In un momento come l'attuale, in cui vi sarebbe la necessità, in un modo preeminente, di rimettere in circolo denari, in un momento in cui anche in un resto di investimenti sarebbe la possibilità di dare un tanto ossigeno alle imprese, anche locali, di riflesso dell'economia, a tutto punto, vi domando se voi una politica restrittiva nei confronti di clienti più chiusi come il nostro ha un senso. Io vi domando questo. Io e il mio partito crediamo oggettivamente di no. Il nome di risparmio imperativo si prende di fatto la possibilità, quello che avrebbe la potenzialità e i requisiti per farlo, di dare una spinta progressiva all'economia. Guardate, si stanno prendendo questi lavori, non si sarebbe fatto per avere il governo, anziché prodigarsi, come si di rilancio, si ripetisce e fa quadrato. Fatto salvo e poi alcuni casi, ovvero quindi sembra che sia poi penso a ciò che è stato successo al Comune di Milano, penso al Comune di Roma, senza soprassedere su ciò che è stato fatto, quindi sono una sorta di assistenza di un'unità di Comune di Catania. È del tutto evidente che questi atteggiamenti da parte del governo classificano i cittadini. Cittadini di serie A e cittadini fatto questa premessa che trovavamo fuori un buon sabato negli emendamenti si è in sostanza per modificare per posticipare il capitolo delle versioni economiche l'intervento relativo alla sistemazione del sottopasso per l'unione dando sostanzialmente la priorità a quello del situato che abbiamo installato comunque realizzare un accordo con le ferrovie sono quasi vedete anche qui come dire si tratta poi di una questione di priorità di decisione la giunta è sugli occhi di tutti ha già posto in essere il procedimento riguardo ci sono i lavori per la costruzione della rotonda e sempre a questo riguardo appena i lavori saranno ultimati vedranno le altre condizioni per spostare gli accessi al momento di spostare noi crediamo quindi che questa via sia per quello di cui noi ci crediamo, crediamo siamo convinti che la reazione di questa rotonda vicino al testo scolastico darà degli ottimi risultati relativamente alle problematiche del Giano. In quella zona non sono problematiche che nel corso di questo mandato la Giunta ha dimostrato di avere a cuore. Su tutti, nella realtà la prima razza del piano di mano del campo. Questo è un momento che possiamo ascoltare anche per ciò che concerne il fondamento. Poi in questa serie quindi, vale la pena ricordare, i problemi del traffico e dell'identità generale sono molteplici, ci siamo già detto diverse volte, diverse quasi pensare che giorni a Empoli transitano 860.000 veicoli, che a Empoli in 100 miliardi ci sono 70 auto. Questo non fa. Questi sono i numeri che sono già diversi, sono difficili da gestire. Riteniamo pertanto di non poter accettare gli emendamenti che hanno fatto proposto. Perché appunto si tratta di una questione di scelta di priorità di questa giunta, ovviamente, compatibilmente, con i gravi problemi di necessità delle spese per gli investimenti dettagli delle strutture appunto del sistema del campo, del calcolo del fatto che hanno poi più parere su molte volte. Io credo, usando la prima, di pensare, scrivendo
vedi i giornali, come dire, tutte hanno notizie fatte, ovviamente, penso che è proprio interessante. Evidentemente la proposta di parte volontaria non è molto quello che era, forse per gli altri. Perché la fa la provincia? Tu dici che fa? Ma lo dico io, ma lo dico io, ma lo dico io, sono stati questi 10 milioni.